il biodigestore di Piano di Sacco nel comune di Città Sant'Angelo si sarebbe potuto realizzare senza debiti in tempi più rapidi. L'impianto sostenibile che produce energia abbatte i costi di smaltimento dei rifiuti, di nuovo sotto i riflettori, sotto scacco del PD, il prestito della Banca Europea degli Investimenti. La soluzione era nel PNRR, occasione d'oro persa da Masce per Azzetti, rimarca il consigliere DEM regionale Antonio Blasioli. Proprio il 2 di dicembre, qualche giorno fa, è uscito, diciamo, la graduatoria e premia 3 comuni abruzzesi, 2 più Ecolan, che è comunque il pari grado, diciamo, di ambiente nella provincia chietina. È del tutto evidente che è molto più conveniente accedere ai fondi BEI, come ha fatto il comune di Pescara, destinando 15 milioni di euro per il biodigestore, quando invece questi soldi potevano essere presi a fondo perduto, significa gratuitamente, significa che i cittadini di Pescara e in parte anche quelli di Città Sant'Angelo non dovevano restituire alla BEI perché li avrebbero potuti utilizzare, e significa o ridimensionare molto l'eventuale project financing oppure annullarlo del tutto. Il primo cittadino di Pescara giustificò a suo tempo la mancata partecipazione al bando del Ministero della Transizione Ecologica perché mancava un terreno e la partnership con il privato avrebbe accelerato i tempi di realizzazione dell'impianto. Mentre il sindaco del comune angolano parlò di mancata preparazione per il progetto in questione, che richiedeva una progettualità troppo selettiva. Voglio ricordare che Termo ha preso circa 28 milioni di euro. Questo biodigestore costerà invece alla città di Pescara, alla nostra provincia, circa 32. Il bando non è stato ancora pubblicato, quello del project, quindi probabilmente si andrà all'inizio del 2023, e siccome questi comuni che hanno preso questi fondi devono avere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2023, molto probabilmente questi 3 impianti, i vecchi che si ampliano e quelli nuovi, saranno pronti prima di quello di Pescara. Insomma, una disfatta su tutta la linea. L'avviso del Ministero della Transizione Ecologica prevedeva una capienza di 270 milioni di euro da destinare alle regioni del centro e del sud. E il PD chiude con un io pago alla De Curtis e fa l'elenco dei costi che peseranno sulle tasche dei cittadini, gli interessi seppur contenuti dei fondi, il canone concessorio al futuro gestore e ovviamente il conferimento dei rifiuti.